Buongiorno. Oh, siamo in macchina. Stasera andiamo a mangiare un panino perché è stata una giornata un po' lunga per il mio amore. Si è dovuto svegliare alle 5, andare a lavorare, ha staccato alle 2, però dai, perché fa troppo caldo, non è deciso di fare così. Poi è venuta a casa mia, il mio amore è venuto a trovarmi e poi siamo stati un po' a casa perché faceva troppo caldo e ora stiamo andando a mangiare un panino. Che cosa figa, non ho mai fatto una cosa così. Cosa? Non lo so, andare a stare davanti e riprendere mentre si va con la macchina. È ganzo. Molto ganzo, vabbè. Poi se tu mi devi fare un po' da girare, mi sembra la fondo del fagiolo, devo girare adesso. Sì, ma vuoi il navigatore, lo metto? No, non mi interessa. Però non so se mi si scarica la batteria. Se si perde meglio. Se ci si perde lo metto. Va. Ma me la dovrei ricordare anch'io la strada. Ultime parole famose, come amore, queste montagne sono familiari, a boom! Pistoia. A Pistoia. Sì, sì. Vai pianino. Che qui è una strada incasinata. 50. Per me è uguale, sono davanti, per me è tanto 50. Che si butta così. Oh, è la mamma! È la mamma! No, sei passata la mamma! Ora la chiamo. Insomma, come va, Giugellini? Aspetta, aspetta, pronto? Oh, ti ho visto passare in macchina, Ah sì, io non ho visto. Lo so, ti si voleva suonare, ma ormai era troppo tardi. C'è la Fox. Non ti tiro perché stai guidando. Ma ti avrei tirato. Ah, sto scherzo. Perché? Perché? Mi obbliga a vedere Transformers. Rendiamoci conto. Ma io non è che lo vedo per la Fox. Perché è bello, eh? A me è caro. Non pensare alla Fox, guida, vai. Sennò qui. Domani mattina. Quando fa quella faccia so perché gli tirerei in queste situazioni. Il panino sta la faccia. Il mio è questo lungo. Ha fatto foce. Sì, ho preso questo qui perché è morbido, se no non riesco a mangiare. Para. Questo è il suo. Para? Tiene. Aspetta, c'ho la videocamera. Porchetta. Sì, ora si mangia. Mi sta mettendo il panino qui per dire mangia, mangia. Poi lascio certe borse. No, non lo puoi fare, non lo puoi fare, vero? No, che tu bilanci! Il pane! E che devo dire, questo video si è terminato qua, è durato poco. No, si fa il video quando si va a pesca. Perché? No, se non si piglia nulla. Non piglia nulla. Comunque, dai amore, in un mese ti fa sento come guido. Cioè, mi sarà rotta l'unghia. Male, molto male. Non ti più affidare, anche davanti. No, no, infatti davanti io non sono mai andata davanti. No, guida bene, bravo. Io ho provato, ma uno schifo. Com'è che ho fatto, dai? Non è che è tutto schifo. No, sei partita. Sono partita. Non posso soffocare, tipo, oddio, parto. Per forza. Scusami, lui mi ha detto. Pigia la frizione. E poi mi fa, pigia l'acceleratore. Io l'ho pigiato, invece no, andava lasciata. Ho detto. Pigi la frizione e piano piano lo lasci con l'acceleratore pigiato. Beh, ma non ho pensato. E te, in pratica, non la lascia, ha fatto io... Ho fatto... Ecco però come fanno nei film, hai visto? Vedalo può anche... Ah sì? No, io non lo sapevo. Non è che lo fa, però, cioè, nel senso, lo puoi fare. Io infatti mi dicevo, ma tutti i film... Foste... O tu lasci in folle. Ma tutti i film ho detto, come fanno a fare queste cose? Ma non ci parte la macchina, invece, ho capito. È come un motorino. Sono senza trucco. C'ho solo il mascara, sono brutta. No. Meno male. Ho fatto una faccia divertente. Che volevo dire? Beh, primo piano sugli occhi. Sì, allora senza. Che volevo dire? Piercing. Oddio, sono stanco. Ci credo. Però si vede Transformers, quindi ecco. Sono contento. Fox. Nota, la faccia sua è meravigliosa. Tipo, sembra il padrino, là. Aspetta, rifallo, rifallo. Com'era qualcosa così? Fallo te, ti riesce? No, a me non mi riesce, viene a ridere.
Fa, prova. Mi viene da ridere. Prova. Faceva sempre la mizia della piccolina. Prova te. No, ma però ma devi no, ma devi passare la mano qui e cambiare faccia. Te la cambi prima, vabbè, capisci. Ma mi fa fatica, la mano non corrisponde alla faccia. Ah. Tipo quando saluto fo ciao e poi vai in ritardo la mano. Prova. Ciao. Ciao. Arriva la voce d'altra. E c'è l'eco. Che si fa? Si va a pagare, si va? Va a pagare. Pago io. Però poi mi denti almeno a metà. Perché non sono sicuro. Devo andare. Allora si fa una cosa, la spesa lo fo io. No, la faccio io. Te paghi l'albergo. No, 5 euro di pasta. Ma che mica solo la pasta, eh? Il tonno. Io lo farei la. Succede, nel senso, mi sembra una volata fare. Vabbè, ma se qua si trova le cose a sconto si pigliano lì in fila. Vabbè, ma scusate, voi che vi interessa di questa cosa? Appunto, stai parlando te delle cose a sconto, di di là. Amore, io non lavoro. Infatti fai bene, meglio. Più bracci così. Saluta. Ciao. Fox? Je ne pas compris. Sono un po' abbronzata. Oh, andiamo, se no ci si fa. Che ti ho detto? Andiamo a pagare. Cioè vado a pagare. Non ti si vede, eh. Piccolina lei, lasciala fare, via. Dovresti giocare. Siamo. Non siamo andati a pescare perché alla fine si è detto. Organizziamoci meglio, poi la sera è più pericoloso. Ah, mio amore ha preso le sedie. Ma non si vede niente. Eccolo, sta emergendo dal buio. Che genialata. Sono un po' sudice. Oh. Oh, tanto ci sono. E mi scuso per la luce, ma come vedete c'è il lampione e poi tutto buio. Ah. Ah. Nel video dove c'era quello prima dell'incontro, ora mi ricordo, mentre sto portando fuori la Zoe, c'è gente voleva sapere la storia della Zoe. Ma fu in breve. Aspetta. Molto in breve. Fu una lunga giornata d'estate. Dai, una cosa veloce. Allora, siccome prima ancora della Zoe c'avevo un Doberman che mi hanno regalato un una cucciolotta, però mi è toccata alla via, perché siccome c'ho la mia nonna che è l'anziana, c'aveva il vizio anche a portarla nell'addestramento e tutto di saltare addosso. Ma saltare addosso in che senso però? Mica a zannarla, no? No, a saltare addosso, sì. Nel senso a spingerla, diciamo. Dare i bacini, saltare, mettersi sulle spalle. Però diciamo che la mia nonna, le anziane, non ce la fa a reggersi. E mi è toccata darla però a una persona fidata. Sempre il regalo a un mio amico, e in cui insomma so che è tutto a posto e ancora insomma è viva e vegeta. Sì. Ho fatto, però mi è sempre garbato queste razze, sì, perché è molto simile ai Doberman, quindi un giorno mi portò questo, un pincher che sarebbe la sua sorella. Però niente, si va a vedere. Io comunque sia, nel senso, sto comprando un cane. Alla fin fine se tu compri, al di là insomma ciò che penso io, alla fin fine se tu compri. Non dirlo tanto perché la poi arriva nei commenti, perché non la prende il canile. Ma io alla fin fine compro un cane da 500 euro e mi trovo determinate cose che non dovrebbe avere questo cane, io lo posso cambiare. Cioè perché mi devo affezionare appena lo vedo? No, ma c'è gente durante. C'è gente che dice perché comprate cani ai negozi, andate a prendere le canili. A me mi hanno detto di Oliver che me l'hanno regalato, figurati io a canili. Comunque ciò che non compri nei negozi alla fin fine, quando c'hanno qualche anno e non vendono, in dottor lo vuoi pigliare. Io alla fin fine al canile. Se la Zoe magari non era vendibile e passa già un anno, pensate che il cane è in un centro apposta che magari in futuro i negozianti hanno? No, lei è nel canile. Se tu vedi c'è più, ora è venuto un affollamento anche di cani di razza nel canile. Sì,
quindi a taglia grande, però può essere anche piccolo. Io ho trovato tanti volpini, roba o barboncini nel canile. No, io voglio dire una di cosa. Anni. Voglio dire una cosa. Perché quando ho comprato, sì, quando mi hanno regalato Oliver, sono sorte un po' di polemiche perché non l'hai preso al canile, eccetera, eccetera. Allora, io conosco una persona che fa video su YouTube che si chiama Luisa in Beautyland. Lei per l'amor di Dio è la persona più brava in questo mondo. Vai. Perché prende cane e canile e se li cura per conto suo, gli manda... Ah, è qua. Se li cura per conto suo, li manda al... come si chiama? Veterinario e tutto. Però io sinceramente non lo potrei fare perché mi devo comprare un cane che è già malato e magari dopo un mese mi muore, dopo un anno mi muore, cioè io ci sto male. Preferisco... so che e no... cioè nel senso io... preferisco avere un cane sano che mi dura nel tempo, perché non posso andare a cambiare cani una volta all'anno perché stanno male. No, c'è da dire, cioè... comunque ci vuole forza e coraggio. Ma io penso una cosa oggigiorno. Già YouTube però è diventato un affare troppe polemiche. Vabbè. È sempre normale. Stato, perché è ciò che ti fa vedere. Perché è troppo semplice. Ti fai vedere. Mi sta andando in catalessi. Tutti metti la faccia. E la gente può dire tutto quello che vuole. Comunque deve capire che ogni persona fa quello che gli sente di fare. Se io voglio comprare, posso comprare anche 10 cani di razza. Se non voglio andare in canile non mi dovete mi stringere. Vabbè, comunque è bello pigliare un cane nel canile perché gli salvi la vita. Sì. Ma se gli salvi la vita e mi dura un anno, a me... cioè, però mi, a me mi cioè, nel senso, è bello, una cosa bella. È un gesto bello da fare. Però io non avrei carattere. Vabbè, comunque, la al storia della di... Zoe. No, amore, dai, l'ho addosso. E arriva la sorella più piccola, ma lei era la scacanidia. Cioè, nel senso, era la più piccola del gruppo, un pochino troppo, come si può dire... Minuta. E cioè, aveva una coppa bianca che... Sul petto. Io l'ho detto, ma io secondo me non l'ho mai vista in un pincere la foppa bianca sul petto. Infatti sono andato dal veterinario e mi ha detto no, fatela cambiare, ma soprattutto perché te hai speso una cifra. Se la regalo lei è un'altra cosa, ma hai speso una cifra, se tu la vuoi tenere la tieni, però lei è un difetto. Niente, i negozianti e tutto mi ha fatto, guarda questa lì era per noi per farla cucciolata e mi ha dato lei. Che lei era proprio tutto un altro diverso e comunque sia lei era più attaccata, si vedeva lei era un po' distaccata nei confronti delle persone. Lei subito affettuoso, subito che mi dava retta nei primi mesi, nei primi 2 o 3 mesi l'ho portata fuori senza guinzaglio e sempre attaccata. Sì, è un carattere. E questa è la storia della Zoe. E niente, poi ci siamo affezionati a questo canino. A me mi fa un monte di feste, mi salta addosso, mi fa un male cane perché c'ha gli artigli, le unghie, però io voglio poi, bene. Non si può dire neanche che voglio bene agli animali. Ce l'ho 30.000 di animali. Ce l'ho 5, ce l'ho 5 cani. Va bene, che si voleva dire? Nulla, perché sta finendo la cosa. Sta finendo la battaglia. Perché tu mi finisci le frasi? Ma perché tu parli sempre te? Veramente parlavo mezz'ora. Amore, fatti vedere. Va bene, noi non faremo un altro vlog domani perché appunto sta finendo sia la batteria che la memory card. Quindi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo, magari faremo un altro vlog fra una settimana. Sì, so. Sì, è molto molto tranquillo. Un vlog tranquillo. Mentre si fa la spesa? Dai, anche se non si può fare. Vabbè. Vai. Un bacio, buonanotte. Vabbè, buongiorno. Scusate per la sfavaggine nel parlare, ma sono veramente stanco. Quindi, sempre coincidenza, tutti i video che si fa sono sempre stanco. Sì, infatti. Amore, è finita la memory card, quindi salutiamo. Un bacione. Ciao a tutte. Ciao Zoe. Zoe, amore. Ecco. Amore della mamma, voglio dire. No, levamela, ti prego, mi sta facendo male. Sei te che l'hai chiamata?